Eccoci in quest'altra location, come sempre dedicata allo SPI CGIL del Veneto, ma questa volta supportati da Massimo Cestaro, che è segretario dello SPI CGIL del Veneto. Vogliamo parlare di una ricorrenza che è molto importante, vero segretario? Assolutamente sì, intanto buongiorno a tutti. Di che cosa si tratta e che ricorrenza è a cui voi in particolar modo tenete? Perché ne abbiamo parlato non tanto della ricorrenza, ma della tematica, ovvero del contrasto alle mafie e del ricordo delle vittime delle mafie, tante tante volte, anche delle iniziative di Libera a cui voi partecipate attivamente. Sì, il 21 marzo, come ogni anno, c'è una grande manifestazione. Che quest'anno la facciamo a Roma, proprio per, diciamo, la giornata della memoria per ricordare le vittime innocenti di mafia e della criminalità organizzata. Nel 2017, se non ricordo male, la giornata è stata, diciamo, considerata dallo Stato italiano giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia. Negli anni immediatamente precedenti erano state fatte solamente manifestazioni territoriali perché chiaramente il Covid impediva manifestazioni di massa. L'anno scorso l'abbia fatta a Milano e quest'anno la faremo a Roma. E diciamo il momento principale della manifestazione è quando tutta una serie di partecipanti alla manifestazione pronunciano i nomi degli oltre 1.000 uccisi dalla mafia, a partire da fine 800 fino ai giorni nostri. E dopo, sono momenti emozionanti perché ti dà l'idea di quello che è stato e continua ad essere ancora il nostro paese sotto, in molti casi, sotto il tallone della criminalità organizzata. Ripeto, sono oltre 1.000 i morti, ed è un momento di, diciamo, porre al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, delle forze politiche, il tema della criminalità organizzata. Se devo dire la verità, ma adesso questo non vorrei che sembrasse suona polemica con questo governo, perché proprio non ne ho intenzione. Però ho l'impressione che un po' per il susseguirsi degli appuntamenti elettorali, un po' perché ci sono le guerre pesantissime, Ucraina e Medio Oriente, la questione palestinese, ma insomma, ho l'impressione che stia un po' scemando l'attenzione nel nostro paese verso fenomeni di criminalità organizzata che sono ancora forti, insomma. Ecco, quindi diciamo importante che queste manifestazioni riescano, riusciranno sicuramente. Ovviamente, diciamo, noi aderiamo come anche altre organizzazioni alla manifestazione che è formalmente promossa da Libera, vede la partecipazione del Comune di Roma, insomma, diciamo quella parte di società civile che vuole con forza affermare il tema del contrasto a ogni forma di illegalità. Come sindacato dei pensionati siamo, diciamo, storicamente molto attenti a questi fenomeni, tant'è, magari ne parleremo più avanti in qualche altro nostro appuntamento, ma noi anche quest'anno lanceremo i campi della legalità, che sono quelle iniziative che facciamo all'interno di beni sequestrati dalla magistratura alla criminalità organizzata, e magari ne parleremo Che sono un po' più avanti, aperti ma anche più sono giovani. più di 100 campi organizzati nel periodo estivo in tutta Italia, di cui 5-6 solamente in Veneto. Dicevo, sono aperti anche ai più giovani, no? Quindi hanno una valenza anche formativa nei confronti anche di persone che non percepiscono così la situazione, perché proprio per la giovane età. Guardi, la cosa straordinaria l'abbiamo vista
alla manifestazione di Milano l'anno scorso, ma la vedremo sicuramente anche quest'anno a Roma, è questa straordinaria, impressionante partecipazione di giovani. Naturalmente noi come sindacato pensionati facciamo la nostra parte mettendo a disposizione i trasporti, i pullman, i treni ai ragazzi, però è veramente impressionante, ma dico positivamente impressionante, vedere la partecipazione di decine e decine di migliaia di giovani a queste manifestazioni. E questo è il segno che nel corso del tempo queste iniziative, come anche altre, hanno sedimentato, soprattutto nelle fasce più giovani, hanno, diciamo, sedimentato un senso di legalità che è quello che serve poi, per davvero. È chiaro che per sconfiggere la criminalità organizzata ci vogliono le forze dell'ordine, ci vuole la magistratura, ci vogliono le inchieste, ci vogliono i processi. Però quello che serve è la coscienza civica delle persone. E assicuro che vedere tutti quei giovani impegnati in maniera così convinta e partecipata a iniziative di questo genere sono quelle cose, diciamo, che ti riempiono di Sono speranza, insomma, ecco, non toccanti. so come altro dirlo, nel senso che puoi confidare in una società migliore. Tenete conto appunto che poi il tema della criminalità organizzata adesso spesso si ritiene, sbagliando, che sia un fenomeno che riguarda prevalentemente il sud del nostro paese. Ricordo che il processo più importante per quanto riguarda quell'ambito è stato svolto a Reggio Emilia, perché chiaramente la criminalità organizzata e le mafie vanno verso quei bacini dove esistono gli affari, perché ormai da parecchi anni, questo ce l'hanno insegnato i grandi giudici di questo paese, le criminalità organizzate inseguono i denari, sono la criminalità dei cosiddetti colletti bianchi, si infiltrano nelle aziende, nei consigli di amministrazione, nell'attività produttiva, nell'attività commerciale. Quindi, diciamo, non è un tema che riguarda il Mezzogiorno, è un tema che riguarda il paese, riguarda anche l'Europa, perché ormai le ramificazioni sono straordinariamente estese. Se pensiamo, per esempio, diciamo, allo spaccio delle droghe, stiamo parlando di dimensioni mondiali, insomma, no? E quindi è importante che l'intero paese sia accorto. Qui questo dato, ma lo dico, insomma, solo così, per dare un'idea degli interventi che ha fatto la Guardia di Finanza. Sì. Premetto che non ha attinenza, credo, con la criminalità organizzata, ma dà l'idea, diciamo, diciamo, di quanto sia diffusa la pratica del non rispetto delle norme. La Guardia di Finanza, durante il Carnevale di Venezia, ha intensificato i controlli, trovando 29 lavoratori in nero tra bar e ristoranti, 101 violazioni riguardanti le emissioni di scontrini fiscali. Su 68 strutture ricettive extra alberghiere che sono state controllate, su 68 sono state trovate 6 totalmente abusive e 2 sono state sanzionate per eccesso di clienti, 39 sanzioni amministrative per mancato rispetto delle Però normative questo non regionali, necessariamente, 500.000 prodotti contraffatti. Questo lo dico perché che non stiamo parlando del necessariamente Carnevale di Venezia, insomma, attinenza. nel senso che questa pratica della violazione delle norme è una pratica purtroppo drammaticamente presente nel paese. Ma quando Ripeto, non parliamo di stiamo mafia c'è parlando un altro, di esatto, c'è un criminalità altro fenomeno, organizzata. certo. La mafia, la camorra sono altre cose. Ma per dire che, insomma,
C'è purtroppo un diffuso senso di impunità, per cui appunto anche durante il famosissimo Carnevale di Venezia, il bellissimo Carnevale di Venezia, poi si riscontra un sottosuolo fatto di piccola illegalità e comunque di illegalità. Certo, questa giornata serve anche, e lo vediamo anche dalle slide, a ricordare le vittime venete, peraltro, perché ce ne sono tante, lei ha menzionato mille nomi e passa in tanti anni, in decenni, invece le vittime venete 1982, 1985, 1990, 1992, anche tra l'altro giovani come età che sono state appunto coinvolte nell'ambito di queste attività che ha svolto la mafia, no? Un carabiniere che è stato ucciso, un giovane imprenditore che si è suicidato dopo essere stato rapito, una studentessa uccisa nell'esplosione di un treno portavalori e un ragazzo assassinato per uno scambio di persona, era successo a Padova, peraltro. Esatto, che è appunto la ragione per la quale noi chiamiamo queste giornate le giornate di ricordo delle vittime innocenti di mafia. Vittime innocenti perché appunto in moltissimi casi sono persone che non hanno proprio nulla a che vedere con la criminalità organizzata, neanche di striscio, e purtroppo sono persone che abbiamo visto, giovani o carabinieri, che perdono la vita perché appunto un proiettile impazzito, perché quella ragazza che perde la vita perché Felice Maniero ha pensato di mettere una bomba sotto un vagone ferroviario per Certo. arrivare alla cassaforte, insomma, cioè, gli oltre 1.000 morti sono vittime innocenti di mafia, nel senso sono persone che sono state o Si sono uccise trovate durante lo coinvolte. svolgimento del proprio lavoro perché casualmente si sono trovati nella traiettoria di un proiettile, che è una cosa veramente incredibile, appunto, che in questo paese succedano ancora cose Certo, di siamo questo arrivati al genere, termine, insomma. solo una parola proprio perché avete dedicato anche un piccolo capitolo, lo vediamo anche nella slide, della scelta di Roma come sede delle istituzioni repubblicane per impegno civile, quindi c'è stata anche una valenza simbolica. Due parole. Sì, assolutamente sì, lo dicevo prima, l'anno scorso l'abbiamo fatto a Milano, concentrando un po' lì, diciamo, le associazioni del centro-nord, proprio perché venivamo Certo. dalla pandemia. Quest'anno la facciamo a Roma perché anche lì, beh, insomma, Roma è la capitale, quindi diciamo la sede delle istituzioni repubblicane, è diciamo la città dove c'è il Vaticano, e quindi diciamo c'è anche questo rapporto col mondo cattolico fortemente impegnato su questo versante. A Roma, diciamo, è la città costellata di luoghi di memoria, insomma. Quindi diciamo, abbiamo scelto Roma, è stata scelta Roma quest'anno per dare un segnale forte rispetto a questa cosa che dicevo prima, cioè di un qualche allentamento di tensione che stiamo avvertendo, insomma, sul Forse tema nella della criminalità comunicazione, perché organizzata. poi le forze dell'ordine continuano a lavorare alacremente perché per la presenza dilagante appunto di questi fenomeni, purtroppo per noi. Io la ringrazio, segretario, veramente del suo intervento, del ricordare questa data del 21 marzo, quindi a Roma, SPI-CGIL, unitamente a Libera, avviso pubblico, il ricordo delle vittime delle mafie. E chi desidera partecipare a questo punto si metta a contatto con lo SPI-CGIL, corretto? Grazie, Grazie molte, veramente, cari grazie a telespettatori. voi. Grazie al segretario appunto dello SPI-CGIL, a voi telespettatori lascio la pubblicità, poi noi ci rivediamo per un'altra location per continuare le nostre interviste. A tra poco.